immaginare e costruire il domani per i giovani e il paese. E il convegno, partecipatissimo, organizzato a Bologna, Opificio Golinelli, da Priori Italia, Manager Italia e Fondazione Golinelli. Un convegno che ha messo al centro responsabilità sociale, sviluppo sostenibile e le nuove realtà imprenditoriali fondate da giovani emergenti. Tra i relatori, Marcella Mallen, presidente di Priori Italia, Mario Mantovani, vicepresidente di Manager Italia, il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il gruppo Bracco e Enrico Giovannini, portavoce di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Siamo qui oggi in Opificio Golinelli, uno spazio innovativo e immaginifico, per parlare del domani per i giovani e per il paese. Per Fondazione Golinelli, educare i giovani è la chiave per costruire una società migliore. Per Priori Italia, educare alla collaborazione è una leva strategica per ricostruire la fiducia in una visione di sviluppo sociale sostenibile. E ci accomunano questo senso di responsabilità, l'impegno civico verso le nuove generazioni e la volontà di lasciare un paese migliore di quello che abbiamo trovato. Sono Diva Tommei, il CEO di Solenica. L'azienda è un'azienda di robotica per uso domestico. Portiamo la luce del sole in casa attraverso un robot chiamato Kaya. Oggi sono qui in veste di imprenditrice giovane italiana che nel mio caso ha studiato all'estero, ma poi porta, diciamo, la conoscenza di quello che ha studiato e imparato all'estero in Italia, che è secondo me uno degli aspetti più importanti per dare un po' di carburante a questa comunità di giovani imprenditori italiani, che così potrà crescere nel modo giusto per un futuro migliore per tutti.